Buongiorno ragazzi. Allora, oggi ci troviamo alle Grotte di San Giovanni. Siamo poco fuori Domus Novas e ci facciamo un giro all'interno delle grotte. Qui ho portato diverse torce perché sarà molto buio, di solito non c'è illuminazione all'interno. Qua ci troviamo di fronte alla chiesa, questa è proprio la chiesa che c'è davanti alle grotte. Ah, guarda, non c'è neanche nessuno, quindi entriamo e vi la faccio vedere. Stamattina c'è davvero tanto caldo, ci sono circa 26-27 gradi, adesso sono appena le 8 e mezzo del mattino. Guarda il geco, bellissima la classica chiesa di campagna. E ok, dai. Andiamo a vederci le grotte. Qua come vedete c'è un bel viale. E scendiamo giù fino all'ingresso. Qui da anni che non ci venivo e la strada è stata cambiata, non c'è più un'unica strada che va e viene, ma sono due corsie, una per l'andata e una per il rientro. Vi faccio vedere intanto questo pezzo prima di arrivare, che è davvero carino, qua c'è molta acqua. Ho una brutta impressione che ci sia una chiusa, ma vediamo un po'. Saliamo da qua anche, facciamo questo giro. Qua vedo che hanno lasciato dei piattini per animali. Diavolo, questi gradoni sono alti, eh. Bene, proviamo a passare dall'altra parte. Allora, prendiamo la torcia. Allora, qui siamo proprio all'ingresso, stanno facendo dei lavori e adesso ci facciamo tutta la grotta. Usciamo dall'altra parte e vediamo un po' se vi piacerà. Ammetto di essere stato terrorizzato perché vedendo da lontano queste recinzioni rosse avevo pensato che avessero chiuso l'ingresso. Allora, già da qui non potete neanche immaginare di quanto si sia abbassata la temperatura. La grotta è lunga
forse 1 chilometro, una cosa così. Si crea una corrente d'aria pazzesca tra l'ingresso e l'uscita dalle due parti. Oltretutto, essendo una grotta, è umida, fresca, quindi la temperatura qua scende tantissimo. Qua stiamo parlando, adesso probabilmente ci saranno 17-18 gradi solo all'imboccatura. Si percepisce perché ho la pelle d'oca, è proprio freddo. Non sono sicuro che la Action riesca a riprendere in queste condizioni di luce, perché è la prima volta che la utilizzo così, in penombra. Che poi adesso ancora qua c'è luce, raga. Qua c'è ancora molta luce. Anche perché qua entrare senza torcia sei un fuori di testa. Anche se vedo che hanno riattivato il sistema di illuminazione sulla strada, che era stato sradicato da qualcuno, avevano rubato i cavi di rame probabilmente per il solito profitto facile. Allora, qui siamo appena all'ingresso praticamente, si vede ancora, guardate un po'. Però raga, è bellissimo, cioè veramente è pieno di pipistrelli, non potete immaginare quanti ce ne sono. E c'è davvero freddo, Dio mio quanto freddo. Ecco qua la corrente diventa fortissima. Ora io accendo anche le torce così magari vi facilito la visione. Cioè guardate qua, guardate che roba. E guardate che roba, che schifo, cioè io questa gente non la capisco, sono tutti animali. Qua volendo si potrebbe salire e poi si va verso l'ingresso, perché quella luce che vedete in fondo è l'ingresso dietro la curva e non è che sia un'altra cosa strana. Certo che quando vedo questa sporcizia mi girano le scatole, raga, ma tanto. E qua ancora soffia il vento fresco, qua spengo le torce. Allora, qua siamo sotto una delle stalattiti più famose della grotta. È anche illuminata con un faro apposito. Guardate un po', spero che si veda. Potenziamo un po' la luce, anche se non credo che cambierà granché. Qua ci vorrebbero delle torce molto potenti. Guardate che bella. Ok, stalattiti e stalagmiti, perché ci sono anche quelle che vengono dal basso, guardate, qua si vede un pochino. Spero almeno che si veda. Qui siamo proprio sotto. Guardate un po' qua. Illuminiamo. Eccole qui. Si vede un po'. Qua anticamente questa strada asfaltata ci passavano le macchine ed era una pessima, pessima idea. Guardate come ha affumicato. Questo è rovinato anche dal traffico. Adesso non è più consentito passare in auto e spero che non lo sia mai più consentito perché è veramente un peccato. Qua, cioè, voi non vedete sicuramente, io qua cerco di inquadrare verso l'alto, ma non credo che si veda. Qua siamo proprio sotto delle punte, cioè una faccia bellissima. Qua si potrebbe fare una morte alla Final Destination. Allora, una cosa che vi consiglio di fare quando venite in posti di questo tipo, mi sta cadendo acqua in testa, raga, acqua di stalattite. Non toccate niente. Allora, vedete qua, qua si vede questa punta che sto inquadrando, ci sono delle goccioline che scendono. Allora, voi fate conto
mettere le mani in una formazione di questo tipo significa danneggiare irrimediabilmente la sua formazione, ok? Cioè il suo progredire nella realizzazione dell'opera. Non si tocca mai perché gli acidi contenuti nella pelle vanno ad intaccare la salinità del liquido e lo rovinano, quindi smette di crescere. Quindi è buona cosa, come in tutti i posti dove vi porto, guardare ma non toccare, specie in questi. Qua possiamo entrare sotto. Guardate che figata. Allora, qua chiaramente io mi sto fidando perché so, conosco il posto ed è un posto sicuro, anche perché sono da solo e qua non mi troverebbe nessuno se dovessi cadere in qualche buco. Quindi, fichissimo. Allora, qua il fondo è una specie di misto sabbia, fango, perché comunque ci cade quest'acqua putrida, sostanzialmente. Guardate qui. Guardate che bello. Guardate come brilla. Io muovo un po' la torcia in modo che si percepisca. Ecco. Ok, però devo anche illuminare il fondo perché non vedo una mazza. Ma qua c'è molta acqua. Molta, 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 molta. Guardate qua. Bello questo. Guardate questo, sapete cos'è? Questo è il modo migliore per morire in una grotta. Perché una volta che ti infili in un posto del genere non esci più. Poi si scivola, raga, si scivola! Non ho neanche le scarpe proprio adatte. Sono stato un po' sbruffone e ho messo delle scarpe con un fondo non troppo aggrapposo. E qua c'è. Che è sta roba? Cancelletto. Allora, qua evidentemente c'è qualcosa che doveva essere pericoloso e quindi l'hanno chiuso. E che facciamo? Non ci avviciniamo? Allora, che sono questi? Questi sono i tubi di rame, quelli famosi. Mamma che scivola. Ok. Allora, siamo proprio dentro. Faccio vedere. Che figata pazzesca. Allora qua c'è meno l'eco, si sente molto meno l'eco e qua c'è qualcosa che io non so. Qua c'è un passaggio. Ed è chiuso bene, raga, ma chiuso veramente bene. Quindi probabilmente è qualcosa di davvero pericoloso. Hanno evitato che qualcuno potesse entrarci. Infatti vedo in fondo una specie di pertugio, sarà alto 60 cm, forse non di più, ed è largo approssimativamente 60-70 cm, proprio un buco, però è basso, guardate quanto è basso qua. Qua qualcuno ci ha lasciato il suo marchio di fabbrica, e qua guardate come la roccia. Si vede che è tutta umida. Qua siamo. Aia. Dunque, adesso entriamo, ripassiamo da qua e ce ne usciamo. Sperando di non romperci la testa. Okay. Sto strisciando sulle ginocchia, raga. Quindi abbiate pazienza. Ok, siamo fuori. Questo non me lo ricordavo davvero. Qua c'è. Cioè, alla cieca così è pazzesco. Ah, sono un sacco di posti che onestamente non mi ricordavo.
perché sono venuto veramente tanti anni fa, quindi guardate qua, sembra un quadro, è bello però, cioè veramente si prova una bella sensazione quando si esce da un posto simile e si va così all'aperto. Favoloso, favoloso. Poi adesso mi farò anche un po' di giro qui più avanti per vedere se c'è qualcos'altro interessante. Mi piacerebbe anche riuscire a trovare un po' di segnale GPS, ma ne dubito fortemente. Anche perché non ho idea se, ho visto che un'elica si è un po' danneggiata e quindi non so se è il caso di farlo volare con quella filatura. Comunque lezione imparata, quando il segnale GPS è basso non si vola, raga, perché si perde. Ok, siamo fuori e su mi giro vi faccio vedere, cioè siamo usciti da lì, capito? Da lì. Ed è veramente veramente bello. Onestamente pensavo che qua ci sarebbe stato più caldo, invece non si sta male. No, perché c'è tutta la vegetazione, qua c'è anche una pianta di fichi e si sente anche l'odore, percepisco proprio l'odore dei fichi. Favoloso. E ci facciamo un po' un giretto qua sotto. Allora, qua vi faccio vedere il costone della montagna. Questo è un posto piuttosto famoso tra gli scalatori. Qua molti ragazzi vengono da tutta Europa per scalare queste pareti, che presentano in alcuni punti degli alti livelli di difficoltà, sono pareti spesso molto molto lisce e verticali, e salgono con i funi però, non è arrampicata libera. Qua siamo, non so, forse a 600-700 metri dall'imboccatura della grotta, e sto continuando ad andare perché mi incuriosisce la strada. Buongiorno. Va bene, finalmente qualche cartello. Allora, qua c'è una miniera. Miniera Rei Gražius. Mai sentita. Ma qua siamo sempre nel parco del Marganai, quindi. Perché ho visto il cartello che segnava Marganai. Sì, Ente Foreste Marganai. Bene. Bella passeggiata, raga, questa.
È incredibile quando sei stanco e all'improvviso nel nulla vedi un cartello che ti indica la direzione, allora sembra quasi che ti dia una botta di adrenalina. Hai ancora voglia di camminare, andare avanti, scoprire. Se non so da quanto diavolo sto camminando, però. Sono proprio curioso. Ho idea che la prossima volta questa me la faccio in bicicletta, raga. Perché è veramente un bel percorso. Calmo. Per niente trafficato, non c'è nessuno, che è bellissimo. Non c'è neanche tanto caldo, pensavo peggio. Raga, vedo qualcosa. Vedo qualcosa in mezzo agli alberi. Ma non credo proprio che sarà possibile entrarci, perché sono sicuro che sarà tutto sigillato. E come sapete, la mia filosofia di vita è: se non trovi un'apertura, non scavalcare. Qua c'è proprio una ventata terrificante di aria incandescente che si incanala in mezzo agli alberi, è fantastico. Sì, ma è tutto recintato comunque. Qua siamo proprio sotto la struttura. A parte che non avrebbe neanche senso onestamente entrare qui dentro perché sembrano delle serre. Sì. Sono praticamente dei caseggiati completamente vuoti, non c'è nulla. Però magari se ci avviciniamo un po' di più riusciamo a fare qualche foto e questo non mi dispiace. A dire il vero, più che roba minerale a me sembrano proprio delle vecchie serre, però sono. Boh. Sono tanti davvero. Però stiamo tutto costeggiando. Vedete? Ma sono tutte così, tutte strutture identiche. Un sacco di capannoni. Qua a perdita d'occhio ce ne sono a perfile. Vedete? E sono tutti capannoni identici a questo, completamente vuoti. Quindi, boh. Bello. Bello da qua però. Guardate che bellezza la punta. Di sotto ci siamo passati in macchina, se vi ricordate, quando siamo andati a sta duchessa. È pieno di questi uccellini strani che. Allora, io di volatili non sono assolutamente esperto. A vedere qua com'è. Proviamo, un salto. E vai. Almeno non mi sono rotto lo sole collo. Vediamo un po' se riusciamo ad avvicinarci. Pieno di spine. Allora, qua c'è un ingresso. Proprio qua è richiuso di nuovo. Ah. Ma vedete spina. No raga, dai. No, no, no. Non c'è niente di interessante, non mi ispira per niente. È un posto schifoso. Quindi niente. Oddio, mi pungerò tutto.
potete immaginare. Allora, risaliamo da qua. Magari se troviamo più avanti un altro posto per entrare. Ok. Cioè, il problema è che non ne vale più la pena. È tutto vuoto, non ci sono attrezzi. Capannoni. Anche qua sembra aperto, vedete? Sì, cioè certo non posso portarvi qui, non farvi affacciare in un capannone, questo lo capisco. Vediamo, dai. Anche qua c'è un altro ingresso. Qua proprio non c'è la recinzione, quindi entriamo. E poi questo è il punto di prima, Ho semplicemente fatto il giro. Spine ne volete? Pieno. Aia, cacchio. Ma qua io lo chiedo ai colleghi esploratori, ma voi che cacchio usate come pantalone? Qua riusciamo a entrare in uno, dai. Tanto sono tutti uguali, entriamo solo in questo, non mi frega di farmi tutto il giro, Cioè, sono tutto punto, raga. Bene. Sapete cos'è questo posto? Un merdaio. È veramente una schifezza disumana. No, dai, raga. Cioè, non ne vale la pena. Onestamente, proprio no. Dai, dai. Andiamocene via, va? Riprendiamoci. Ah, che bello. Senti come punge. Era più interessante la grotta. Non credo di essermi mai punto tanto. Fa malissimo, fa malissimo. Ok. Allora, ripassiamo da qui, riprendiamo la strada. E torno verso la grotta a sto punto. Da qui sono passato, sì. Ok. Raga, che dire? Spero che questo posto vi sia piaciuto. Alla prossima. Dai, io torno verso la grotta. Ciao!